dovessimo accorgerci di avere un bambino che sta male, che ha la febbre alta, verrà accompagnato dalla maestra o da qualche assistente in una stanzetta, diciamo così, adibita, e lì rimarrà insieme ovviamente a qualcuno. Immediatamente saranno informati i genitori. We're all stars now. In the dope show, we're all stars now. In the dope show, there's lots of La nostra scuola ha circa 1180 alunni distribuiti su circa 6 plessi. Siamo stati impegnati fin dal primo momento per garantire l'apertura regolare della scuola, trovando tutte le soluzioni possibili e immaginabili, dagli adattamenti edilizi all'acquisto anche dei banchi. E quindi abbiamo proceduto sia a spostare alcune classi in plessi dove c'erano delle aule più grandi, sia a comprare i banchi monoposto più tutti i dispositivi che ovviamente dovranno essere presenti. All'interno, diciamo così, del numero complessivo delle classi, purtroppo ho 5 classi in più della scuola primaria che al momento non hanno una loro ubicazione, cioè non ho proprio lo spazio fisico dove poter mettere questi bambini, quindi all'incirca sono un 100 bambini. Ad oggi nulla mi è stato garantito, promesse, parole, ma fatti certi non ce ne sono. Io ho avuto dei finanziamenti che né il ministero né altri enti potevano darci per l'acquisto di un laboratorio linguistico e anche il laboratorio di informatica e di robotica. Ovviamente io non rinuncio a questi due spazi.